Oggi si parla di Grande Pescara in un consiglio davvero particolare, alla presenza degli assessori e dei consiglieri comunali di Pescara, Spoltore e Montesilvano. Inizia un percorso lungo, il parere e il pensiero del sindaco Carlo Masci. È un percorso lungo, complesso, però di grande fascino, perché noi stiamo creando una città più importante delle tre che oggi rappresentiamo, cioè Pescara, Montesilvano e Spoltore. Oggi ci sono i sindaci di Montesilvano e Spoltore che ovviamente sollevano delle perplessità rispetto a questo processo di fusione, che dobbiamo dire è il processo di fusione più grande mai realizzato in Italia, quindi c'è un'attenzione particolare rispetto a queste tematiche, a queste problematiche. Però bisogna sottolineare un fatto, una realtà, che Pescara, Montesilvano e Spoltore già vivono questa fusione, che è nella naturalità della questione, perché i cittadini di queste tre città già si sentono cittadini di un'unica grande realtà. I cittadini di Montesilvano e Spoltore frequentano Pescara, i cittadini di Pescara frequentano Montesilvano e Spoltore, quindi dobbiamo uniformare in qualche modo le attività amministrative, i processi istituzionali, ma di fatto e sostanzialmente questa grande città già esiste e noi dobbiamo realmente porre in essere quello che è il volere dei cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che si è concretizzato con il referendum che c'è stato nel 2014. Questo processo non è semplice, lo sappiamo tutti che il processo è complesso, è complicato, dobbiamo fare in modo che tutti i servizi si possano uniformare in questi tre anni o cinque anni che ci separano dalla fusione definitiva, ma dobbiamo farlo con convinzione, sapendo che il percorso che dobbiamo percorrere dovrà essere sicuramente in qualche modo rivisto, adeguato, reso più concreto, ma la strada è tracciata e noi dobbiamo guardare al futuro e non al passato. È solo un problema legato al campanilismo, perché Montesilvano e Spoltore si credono subalterni alla città di Pescara nel prossimo futuro? Ma io non credo che sia così. È chiaro che le perplessità ci sono, i dubbi, Montesilvano e Spoltore li sollevano legittimamente, ma dobbiamo poter guardare avanti, fare un salto di qualità tutti quanti insieme, trovare le formule che garantiscano ciascun comune, il mantenimento delle identità che ci sono, perché queste realtà sono realtà che esistono nel tempo, che si sono sviluppate. Però io sottolineo il fatto che Pescara, questa grande città, è diventata una grande città quando Castellammare e Pescara si sono fuse nel 1927, creando Pescara. Oggi noi dobbiamo ripercorrere il processo che hanno attivato i nostri padri, che hanno visto nella fusione di quei due borghi la possibilità di creare una grande città. Ecco, noi dobbiamo avere la stessa fusione, la stessa visione, e dobbiamo pensare che fondendo Pescara, Montesilvano e Spoltore potremo guardare tutti insieme ad un grande processo, ad una grande città che potrà diventare la capitale dell'Adriatico. A Pescara i sindaci di Montesilvano, Spoltore e Pescara stessa per parlare della nuova Pescara. Il capoluogo adriatico è d'accordo, i sindaci di Montesilvano e Spoltore assolutamente no. Il perché ce lo spiega direttamente il primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Intanto va detto che il referendum, che era consultivo relativamente alla Grande Pescara, ha dato un esito sì, che a maggioranza ha propeso per il sì, ma è vero pure che questo referendum era altamente inquinato dalla compresenza di altre tre schede che riguardavano altre elezioni importanti, e un argomento così importante quale quello che vedrebbe scomparire Spoltore e Montesilvano e creare un agglomerato urbano che riguarderebbe una grande Pescara avrebbe meritato e meriterebbe un'informazione molto più dettagliata per i cittadini, cosa che non è avvenuto, e i cittadini hanno votato in maniera molto molto distorta relativamente a quelle che erano le voci che rimbalzavano in quei giorni, ossia fondi a pioggia che sarebbero arrivati sul territorio, quanto
riduzione drastica dei costi della politica. Noi riteniamo che né uno né l'altro aspetto siano in realtà veritieri e che in realtà questo processo non vada nella direzione che i cittadini auspicano. Una direzione che invece, a mio avviso, sarebbe premiante, mantenendo l'identità dei tre comuni e ragionando sinergicamente con il materiale collaborativa, come fatta ad esempio durante l'ultimo concerto che ci ha visto protagonisti come Montesilvano, quando tutti i sindaci dei comuni limitrofi hanno sostenuto un progetto che è stato un concerto importante per il nostro territorio, arrivando all'optimum da un punto di vista organizzativo. Questo, noi siamo d'accordo a che questo sia il futuro del nostro territorio, siamo molto meno d'accordo alla scomparsa di due comuni che hanno dato tanto in termini di fattività e tanto in termini turistico-commerciali alla nostra provincia di Pescara. Aggiungerei, se di città metropolitana si deve parlare, mi chiedo allora perché non ragionare su un progetto ancora più ampio, se proprio non si vuole recedere da questa intenzione, ossia inglobare in questo processo anche altri comuni, quali per esempio possano essere Città Sant'Angelo, Cappelle, ma anche dei comuni ancora più ragionati nell'entroterra della provincia. Questo probabilmente ci consentirebbe di raggiungere un numero di abitanti, questo sì, utile al raggiungimento di contributi sul territorio, e questo sì potrebbe essere un grande progetto. Mi chiedo pure perché sul territorio nazionale, se tanti sono i vantaggi, solo a Montesilvano e Pescara e Spoltore devono essere teatro di questa fusione. Perché altri comuni lo hanno fatto? Probabilmente perché non c'è stato qualche scienziato, consentitemelo, che ha sbandierato vantaggi, ha sbandierato progetti che poi in termini fattivi non sono quelli che i cittadini vogliono. Insomma, il sindaco di Montesilvano dice no a cancellare la storia del suo territorio in un colpo solo. Sì, ho già detto quanto triste sarebbe per me, ma sono convinto anche per tutti i cittadini di Montesilvano, vedere da un giorno all'altro cancellata con un colpo di spugna la propria città, una città dove siamo cresciuti, dove attualmente viviamo e dove stiamo lavorando sinergicamente tutti affinché si possa rendere importante il territorio da tutti i punti di vista. Sinergicamente, lo voglio sottolineare, anche di concerto con gli altri comuni limitrofi, e questo è quello che vogliamo. Assolutamente non vogliamo che questo processo venga realizzato, motivo per il quale abbiamo chiesto ai nostri referenti regionali, che sarebbero poi deputati alla modifica o alla cancellazione di questa legge, un incontro al fine di ragionare con loro i motivi del nostro nostra assoluta contrarietà alla fusione. Anche il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, pronto a dire no alla Grande Pescara. Perché? Ma io più che dire no voglio che certezze per il mio territorio. Questa legge regionale non ci dà certezze che noi possiamo conservare i benefici che oggi abbiamo, ma questo vale anche per le altre città. Quindi vogliamo rivedere la legge elettorale e introdurre un nuovo articolo, cioè un referendum confermativo. Oggi c'è una maggiore consapevolezza e quindi credo che rispetto al 2014, quando pochi sapevano che cosa era questo processo di fusione, oggi dopo 6 anni credo che l'elettorato è maturo per confrontarsi nuovamente con un referendum. Quindi non si tratta di essere attaccati alle poltrone come qualcuno continua a sostenere, bensì di tutelare gli interessi di un territorio che guarda al futuro con altra ottica. Assolutamente sì, poi per quel che mi riguarda io mi trovo al secondo mandato, quindi non sono ricandidabile per legge, quindi assolutamente sgombro, ma appunto noi siamo stati eletti, noi a Spoltore, a Pescara e Montesilvare, per fare il bene della nostra comunità. Ad oggi questo ci sembra un salto nel buio e quindi ecco perché vogliamo maggiori certezze. Quali saranno i prossimi passi? Ecco, noi chiederemo una rivisitazione punto punto di quelle che sono oggi le carenze della legge regionale insieme a Montesilvano e a tutti i consiglieri che vogliono sottoscrivere questa nostra rivisitazione della legge regionale. È possibile andare contro un referendum? Se lo chiedono ancora in tanti, perché l'Abruzzo si è espresso in tal senso.
Assolutamente, noi rispettiamo che il voto, e tant'è vero che c'è un processo in corso. Oggi non ci siamo estraniati da quello che era, siamo presenti, diamo il nostro supporto, non è che siamo contro, non ci siamo presentati, oggi siamo qui a discutere, però discutiamo anche di carenze che oggi sono in campo, ed è per questo che vogliamo cambiare quella legge per andare a certezze e benessere per i nostri territori. We'll be right back.